Bentornato Goodlier. Proviamo a vedere se siamo capaci di diventare registi. Infatti parliamo oggi di webcam. Ti sei mai visto in un video? Ma non in televisione, su un monitor di un PC. Come puoi fare? Con una telecamera, o meglio, visto che siamo internauti, una webcam. In altri termini, una telecamera progettata e creata per internet. In tre passi, acquisti, installi e chiami, o meglio, videochiami. Quando l'ho scoperta, ed ancor di più quando l'ho usata la prima volta, ed ho visto il mio carissimo amico, che saluto Fabio, in Australia, ho sorriso ed esclamato: è incredibile! A me non piace far pubblicità, ma a scopo formativo calza proprio a pennello uno spot televisivo di questo periodo che stimola emozioni molto forti, almeno al sottoscritto. Ha una durata di circa 50 secondi. Guardatelo e poi ci sentiamo subito dopo. Questo è il titolo del video, che puoi trovare a questo indirizzo o in alternativa al canale YouTube di Telecom Italia. Te lo sintetizzo dicendo che nel 1953 un padre annuncia la nascita di un figlio all'interno di un negozio grazie a un telefono a scatti. Poi successivamente, qualche anno più tardi, si passa a un telefono di casa, poi ad una cabina telefonica, proseguendo per un cellulare, passando per un PC e infine ai giorni nostri, direttamente da una camera di ospedale grazie a uno smartphone connesso ad internet per far vedere il nipote a casa dei nonni collegati in videoconferenza con un PC. Allora Gutier, se l'hai visto, che ne dici? Immaginati lontano da casa. Hai voglia di rivedere i tuoi cari, la tua famiglia, tua moglie, tuo marito, i tuoi figli, un amico, eccetera. Ad un tratto ti viene in mente un'idea. Sei davanti al tuo PC o sul divano letto col portatile, telefoni a chi vuoi vedere e gli dici: accendi il tuo computer, collegati ad internet ed accetta la mia videochiamata. Eccovi nel pieno splendore alla vista dei rispettivi occhi. Fantastico, non trovi? Beh, ad onor del vero, oggi siamo andati ancora più avanti con i videofonini o con i cellulari dotati di fotocamera ed accesso ad internet, ma rimaniamo nel nostro percorso didattico. Che cos'è una webcam? È da considerarsi innanzitutto un dispositivo di input per il computer, ossia in grado di fornire dati in entrata verso il PC. I dati inviati sono di origine video e, se la webcam è fornita di microfono, anche dati audio. È costituita da un obiettivo tipo fotocamera o videocamera installato in un involucro sostenuto da un dispositivo meccanico che permette di ubicarla sopra la scrivania o sul monitor. C'è però da aggiungere che alcuni monitor hanno direttamente una webcam integrata, come avviene nei notebook. Come optional potrai avere integrato anche un microfono per acquisire la tua voce durante un'audiochiamata o videochiamata. Le forme della webcam hanno uno standard che richiama molto l'orbita oculare, ma nulla ti vieta di acquistarne una che più ti gratifichi. Che cosa devo controllare in caso di acquisto? Le caratteristiche di definizione principalmente. Un po' come se acquistassi una videocamera, andrai a valutare le specifiche tecniche del prezzo. Quest'ultimo può variare da poco poco a tanto tanto. Per le specifiche dovrai verificare il valore numerico della sensibilità alla luce, il cui parametro è espresso in lux. Più è basso questo numero, migliore sarà la sensibilità della webcam. La risoluzione invece è riferibile ai pixel. Qui entra in gioco un bel discorso. Non devi realizzare il video del tuo matrimonio o la nascita o battesimo o comunione dei tuoi figli. Devi semplicemente trasmettere il tuo volto qua e là per il mondo. Questo parametro influisce sulla tua connessione ad internet, sulla banda che hai acquistato dal tuo provider, ossia quanti megabit al secondo gestisce la tua ADSL. Se acquisti quindi una webcam costosa che ti offre un video di alta risoluzione, ma la tua connessione non riesce ad inviare un flusso dati così elevato, la persona con la quale sei collegato o collegata vedrà verosimilmente un fermo immagine che saltuariamente cambia. Una serie di due istantanei.
Questo nella migliore delle ipotesi. Detto questo, con una risoluzione di 320x240 pixel fai più che bene per le tue videochiamate. Altra cosa da valutare è verificare la presenza o meno di un microfono, per evitare che sul più bello, appena realizzato il collegamento, tu non riesca a farti ascoltare dall'altro capo del mondo. Queste poche cose credo siano sufficienti e soprattutto evitano di impallarti il cervello nella scelta. Ricorda, stiamo parlando di una videochiamata e non un video professionale. Ma come la uso? Innanzitutto dovrai installarla. Il collegamento al computer generalmente avviene tramite un cavetto USB. Inserendo il CD allegato alla webcam, potrai avviare la procedura di installazione dei driver e del programma di gestione, anche se quest'ultimo non è determinante per il suo funzionamento. Una volta installata le varie impostazioni, come il controllo delle funzionalità audio e video, l'applicazione degli effetti video e settaggi vari, li potrai senz'altro eseguire tramite il programma di videoconferenza che utilizzerai. I più conosciuti e utilizzati al mondo ad oggi sono Skype, forse il più conosciuto in assoluto, che ora è stato anche acquisito dalla Microsoft, Messenger, programma della suite Windows Live ancora della Microsoft, Facebook, il più diffuso social network al mondo oggi, che ha introdotto da poco le videochiamate e che penso non sia il caso nemmeno di aggiungere altro, Google Plus o Google Più, il nuovo social network di casa Google, il cui accesso prevede però la necessità di crearsi un account gratuito Gmail, che però in seguito ti potrà essere utile per accedere a moltissimi servizi, quasi tutti gratuiti, di Google. Per casi particolari e professionali esistono comunque anche altre realtà a pagamento che permettono videoconferenze con un numero più o meno cospicuo di interlocutori. Una volta installato ed avviato uno di questi programmi, potrai cercare il destinatario tramite l'opzione relativa, questo se non conosci il nome utente di accesso della persona al medesimo programma di videoconferenza, altrimenti sarà ancora più semplice. Trovata la persona, sarà sufficiente cliccare sul pulsante di chiamata e dopo qualche secondo, dando per scontato che la persona all'altro capo sia presente al computer ed accetti la chiamata, ti comparirà l'immagine o il video ripreso dalla webcam. Ma può avere altri impieghi? Certamente sì, in maniera straordinaria. Se non l'hai mai fatto, ti invito, mentre cammini per strada, ad alzare gli occhi verso l'alto. Non ti sarà difficile notare qualche marchingegno strano e di dubbia funzione appeso a lampioni, edifici, sostegni semaforici. Questi dispositivi sono frequentemente delle videocamere di varia forma che possono venire usati per videosorveglianza o scattare fotografie di soggetti e situazioni particolari, utilizzabili quindi in particolar modo per la sicurezza o come deterrente. Il loro flusso di dati viene registrato continuamente su un disco rigido, ubicato anche lontano dal luogo di presenza della videocamera. I possibili collegamenti alla centrale di ricezione possono avvenire in maniera cablata o wireless. I dispositivi possono essere unici o facenti parte di un ampio circuito di videorilevamento in più punti, i quali convergeranno poi alla centralina per la gestione video. Oggi quindi è la portata di moltissime persone realizzare un circuito di videosorveglianza dotata di una o più videocamere, ed il bello è che se l'impianto è collegato ad internet potrai tu stesso monitorare a distanza, idealmente illimitata, l'ambiente nel quale è installata. Una videoconferenza di sorveglianza in pratica. E poi non ci vogliamo mettere anche i video tutorial con video riprese del formatore che può parlare ad un vastissimo pubblico dal vivo, vedi streaming, o registrato da caricare magari su YouTube. Non ce lo mettiamo questo? Bene, nella prossima lezione conoscerai il dispositivo che può completare una videochiamata, le cuffie e il microfono. Ora come al solito, un forte saluto. Ciao, a presto da Carlo e alla prossima.